Andiamo al secondo esposimetro d'oro, premio. Rimani con noi magari Stefano, perché avremo poi modo di premiare tanti altri protagonisti della fotografia cinematografica. Diciamo, il secondo esposimetro d'oro, premio miglior film italiano a un autore della fotografia italiana 2010 per il film Puccini e la fanciulla, per la regia di Paolo Benvenuti, autore della fotografia Giovan Battista Marras, che ci raggiunge qua sul palco. Giovan Battista Marras, per il film Puccini e la fanciulla di Paolo Benvenuti. Complimenti. Felice di questo riconoscimento, la vediamo già sorridente. Buonasera a tutti. Vi ringrazio di questo riconoscimento, sono molto felice anche perché già quasi in casa, avendo sposato una ragazza di Montorio, quasi. Perciò sono molto molto felice di questa cosa qua. Vi ringrazio, ringrazio la giuria, ringrazio... sono un po' emozionato. È naturale, ora si stempera l'emozione. Ringrazio Chiadini, ringrazio Teramo soprattutto, sì, di questa cosa qua. E soprattutto ringrazio la mia troupe, che mi ha permesso di vincere questo premio. E Paolo Benvenuti e Paolo Baroni, che sono gli autori e registi di questo film. Vediamo delle immagini. Grazie. Insieme. Esposimetro d'oro Giovan Battista Marras. Allora, voglio ringraziare la mia troupe, perché le persone che stanno intorno ti fanno vincere i premi. E questo è un premio corale, un premio di tutti quanti. E ringrazio loro, tutti quanti, che si condivide con la squadra. Tutti quanti, dagli attori e tutti, fino all'ultima persona che stava con noi, ma non l'ultima. E chiamiamo sul palco appunto a consegnare l'esposimetro d'oro il dottor Renato Rasicci, vicepresidente della provincia di Teramo. Mentre vado a leggere la motivazione per Giovan Battista Marras, per aver ricreato nel film Puccini e la fanciulla di Paolo Benvenuti la luce e l'atmosfera di un'epoca lontana, toccata dall'incanto della musica. Non è successo niente, ci sono delle interferenze con appunto gli altri DVD che erano preparati. Eccolo, il momento ufficiale per la consegna dell'esposimetro d'oro a Giovan Battista Marras. E grazie anche al dottor Rasicci. Grazie a tutti e arrivederci. Complimenti ancora. Ancora esposimetro d'oro, a tanti esposimetri d'oro, autori della fotografia stranieri. Qui abbiamo un ex equo, a Caroline Charpentier per il film Uomini di Dio del regista Xavier Beauvoir,
e a Stéphane Fontoine per Il profeta di Jacques Audiard. I due premiati sappiamo che non sono potuti essere con noi, non sono presenti, impegnati appunto nella lavorazione di nuovi film. E per ritirare appunto gli sposimetri, l'autore della fotografia Ennio Guarnieri. Un grande applauso per Ennio Guarnieri, un grande nome nella fotografia, nel cinema internazionale, e annovera appunto per le sue esperienze lavorative film di registi di livello mondiale. Grazie. Allora, l'associazione. Sì. AICI. Non se ne è parlato mai questa sera, l'associazione autori della fotografia. Ritiro questo premio a nome dei due nostri colleghi francesi, sì, perché il nostro presidente sta girando un film e non può venire. Quindi eccoci qua, e ho già visto dei pezzi di questi due film, sono straordinari. Non abbiamo per ora il contributo di immagini per quanto riguarda il filmato Uomini di Dio, perché è uscito appunto pochi giorni fa, però possiamo mandare le immagini relative al filmato Il profeta, al film Il profeta di Stéphane Fontoine. Passiamoci da questa parte, grazie. È necessario questo? Vabbè, non dà fastidio. Luciani che vuole? Sapere quanto vuoi per chiudere il giro con gli italiani sui casinò. Se accetti, ti garantisce gli incassi di tutte le slot machine. Con che cosa lo garantisci? Con i buoni dello spazio? No, con il direttivo. How will San Piero garantire se le blast game, già che imbarcati o il costo di corsa? Da quanto lo conosci, Luciani? Da quando sto al centrale. Lavori per lui da quando stai là? Sì. È andata così? Sì. Arrivi lì e lavori per loro? Sì. Ti proteggono? No, lavoro. Non mi proteggono. Sei il loro arabo, ti proteggono. Ma no, lavoro per loro, ti ho detto. Cosa ti costa la protezione? Fai il fan? Fai il corriere? Io lo so chi. Ma che vuoi? Senti, voglio sapere perché un cazzo di arabo lavora per i corsi. Gli fai la danza del ventre, eh? Gli fai la serva? Avevo un amico che stava a Brecourt. È già rimasto. Si chiamava Reyeb. Reyeb! Ti dice niente? Ti dice niente? È Luciani che l'ha fatta ammazzare. Che cosa sai? Che cosa sai? Premio autore della fotografia cinematografica straniera ex aequo, ricordiamo a Caroline Charpentier per Uomini di Dio e a Stéphane Fontoine per Il profeta, del quale abbiamo potuto ammirare le immagini. Per la consegna degli esposimetri d'oro vorrei sul palco il vice sindaco di Teramo, Alfonso Martina di Sabatino, il dottor Gian Domenico Di Sante, presidente della Banca Popolare dell'Adriatico. Eccoli, dai, aiutateci che siamo a grandi passi verso il finale. Ci scusiamo se abbiamo insomma approfittato della vostra pazienza fin troppo, ma insomma sono tanti i premi da consegnare, ci fa piacere darlo anche in una maniera più bella, più solenne, più ufficiale. Grazie. Grazie. Eccoli, gli esposimetri d'oro, migliore fotografia cinematografica straniera, ex aequo. Ennio Guarnieri. Allora, questo la nostra associazione si occuperà di mandarli ai direttori della fotografia straniera. Grazie. 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 Eccolo qua. Grazie Stefano Mori, buonasera. Ci vorrebbero più mani per ricevere tutti questi premi. Sì.
siamo davvero appunto alla parte che attendevamo, l'abbiamo nominato all'inizio ed è lui il maestro della luce per eccellenza, esposimetro d'oro alla carriera, Vittorio Storaro. Storaro, ma grazie. Beh, voi conoscete tutti Vittorio Storaro, è un nome che rappresenta il cinema, e non possiamo ripercorrere qui la sua lunghissima carriera, ma ecco, a me ha sempre dato l'idea di un Mozart del cinema contemporaneo, un vero e proprio genio che giovanissimo ha iniziato una carriera al galoppo e che l'ha portato a dei traguardi in giovanissima età. Pensate, è al centro sperimentale. Nicola, tu hai fatto il centro sperimentale, no? Ecco, Vittorio, anche Vittorio ha fatto il centro sperimentale, però era troppo giovane rispetto all'età di ammissione e venne fatta una deroga perché era talmente il più talentuoso fra gli allievi che venne derogata la regola di età per farlo entrare. E così poi tutta la sua carriera è stata così, è stato il più giovane operatore alla macchina del cinema italiano, il più giovane vincitore di un Nastro d'Argento e uno dei più giovani vincitori di Oscar. Nel giro di 8 anni, 3 Oscar, gli anni 80, il Made in Italy, in tutto il mondo, è stato esportato anche dal marchio Vittorio Storaro. Vittorio, sono breve perché è tardi, però... Grazie, grazie. Però c'è una cosa che amerei dire a tanti giovani. 50 anni ci ho messo per arrivare su questo palco. Un sogno che è durato... nel completarsi 50 anni. Uscivo dal centro sperimentale nel 1960, avevo 20 anni. E con tutte le timidezze, le difficoltà di ingresso nella professione, tutto quello che mi si diceva, particolarmente anche degli stessi professori, quanto era complesso, diciamo, potersi confrontare con quello che era l'arte professionale della cinematografia, sono uscito, ma davanti a me avevo una stella da guardare, una stella da seguire. Era la grande figura di Gianni Di Venanzo, che in quel momento nel cinema italiano, diciamo non soltanto cinema italiano, era indubbiamente quello che io chiamo, e credo che bisognerebbe aggiungere, credo qua sotto, e l'ho sempre chiamato così, un rivoluzionario dell'illuminazione. Lui è stato in grado veramente di spazzar via un sistema che era radicato al tipo di concezione luministica basata sul teatro e su un certo tipo di concezioni fisse, e ha cambiato, insieme ovviamente a grandi registi come Antonioni, come Maselli, come Fellini, credo un modo di vedere, quel modo di vedere che indubbiamente ha colpito me, come ha colpito tanti altri miei colleghi. E ricordo che soltanto forse pensando che potevo seguire quel tipo di traccia che lui stava, diciamo, lasciando con sé, ho avuto un pochino la testardaggine, la forza, la volontà e anche il desiderio di proseguire un certo tipo di percorso non semplice, fino a che sono giunto con certa determinazione di ricerca, di studio, anche di rifiuto, perché molte volte vedo tanti giovani oggigiorno che basta la prima offerta e si lanciano nell'esordio, a volte non essendo preparati. Io ho fatto 9 anni di studi tra fotografia e cinematografia e poi ho fatto 8 anni di piccolo assistentato, ma molto come operatore di macchine e come piccole cinematografie in vari cortometraggi come Fratelli Bazzoni, per prepararmi a quel momento. E quando sono esordito con la regia di Franco Rossi in Giovinezza Giovinezza, c'è stato una delle prime cose che mi ha fatto molto piacere, uno dei più grandi tecnici dei laboratori italiani di quel momento, particolarmente nel bianco e nero, Enzo Grizzini, se ne è parlato prima, che curava anche quel film in bianco e nero che ho fatto, l'unico che ho fatto in bianco e nero, mi diceva: Vittorio, nelle tue immagini
sento un certo tipo di visione di Gianni Venanzo. La cosa mi colpì, perché ero partito con quel tipo di visione in un certo modo. Io credo che noi siamo comunque sempre il risultato di tutti quelli che ci hanno preceduto. Non è un fatto di copiare gli altri, ma è un fatto di imparare dagli altri. Arrivò poco dopo, io, come dice lui, giovanissimo, un primo premio, che era un premio alla fotografia cinematografica dedicata al più giovane, come si dice la dicitura dell'epoca, direttore della fotografia per giovinezza e giovinezza, intestato a Gianni Di Venanzo. E la cosa fu un'ulteriore conferma di un certo tipo di partenza. Sono passati gli anni e credo che non c'è stato un seminario che ho fatto in giro per il mondo, non c'è stato un confronto, un dialogo che ho avuto con tanti miei colleghi internazionali in cui non ho fatto il nome di Gianni Venanzo, tra alcuni altri, sicuramente, diciamo, che hanno dato, determinato lo, diciamo, il percorso della fotografia cinematografica in tutto il mondo delle arti visive. Devo dire che Stefano ha fatto un lavoro impressionante, sbagliando il titolo, ma facendo un lavoro impressionante con due volumi, superamente come un dizionario quasi, su tutto il nostro lavoro mondiale, neanche italiano. E due tomi che vanno prodotti anche qui dalla città di Teramo e dall'organizzazione di Gianni Venanzo, che vanno, secondo me, portati ancora più avanti, ancora più completati e portati sul campo internazionale, perché è una grande, grande, grande lezione di studio fatto proprio su quello che è tutti quelli che ci hanno preceduto fino ad oggi. Poi è arrivato nel 98 una chiamata per venire qui a Teramo, io ero in giro per il mondo, non ricordo, venne mia figlia, che è qui presente, e ritirava per me un premio dedicato alla mia creatività nella tecnica del cinema italiano internazionale. E poi finalmente è arrivato nel 2010, 50 anni, a completare questo tipo di cerchio nel rapporto tra Gianni e Vittorio, tra Vittorio e Gianni, del premio alla carriera. E devo dire che io ho sempre considerato il premio alla carriera non un termine di una carriera, ma la riconoscibilità di un percorso, un tracciato che alcuni hanno individuato e che hanno segnalato, e di questo ringrazio la giuria per averlo fatto. Un tracciato che certamente viene fatto pezzo per pezzo, fatto immagine per immagine, film per film, che io ho tentato ogni volta cercando appunto di scrivere con la luce quella che era un pochino non soltanto la storia di quei film, non soltanto una visione, diciamo, nell'insieme di quello che era la guida che un certo tipo di registi dava a me e dava a tutti i miei collaboratori, perché io credevo che all'inizio fosse un percorso prettamente individuale, personale, di rispondere alle mie stesse domande, come ognuno di noi fa nella propria professione. Poi ho capito più piano che, per quanto era così personale il mio percorso, però senza una storia e senza un regista io non esistevo. E quindi questo sentirmi coautore è stato per me una delle battaglie fondamentali che siamo arrivati oggigiorno, che finalmente sento dire su un palco autori della fotografia cinematografica, quindi coautori del film. Io non mi sono mai voluto chiamare direttore della fotografia, e per questo dicevo che lui ha sbagliato il titolo di quel libro, peccato, perché secondo me c'è un solo direttore in un film, che è il regista. È come il nostro lavoro è come il lavoro che fa un'orchestra. Io posso essere primo violino, o suonatore del piano, o qualsiasi altro strumento, ma c'è un solo direttore che ci guida tutti in un'unica direzione, quasi non fosse così. Quella traccia che io ho cercato di lasciare diretto, ma anche in un modo personale, ovviamente, come ognuno, siamo un po' in genere una serie di... facciamo delle sinfonie essendo tanti solisti noi, dallo sceneggiatore, lo scenografo, il costumista, l'autore della fotografia, il montatore, eccetera, eccetera. Tutto, ma insieme. Ho fatto questo non soltanto in certe immagini di film, l'ho fatto scrivendo dei libri, illustrandoli con delle fotografie mie personali, l'ho fatto in tanti seminari in tutto il mondo, in varie lingue, ma fondamentalmente l'ho fatto in 10 anni di insegnamento all'Accademia dell'Immagine dell'Aquila, in cui credo che riconosco ancora oggi tanti giovani che mi hanno seguito, e non soltanto me ovviamente, sono ancora oggi tanti miei collaboratori, quel gruppo di giovani, che hanno riconosciuto in un certo tipo di visione che io ho tentato di lasciare un qualcosa che andava forse preso e
come credo e come non solo spero, che loro porteranno avanti. E se faranno questo, non lo faranno per me, per lui, per lei, per tutti noi, ma per questo tipo di sviluppo che hanno le arti, che è la cosa fondamentale di cui tutti noi ci nutriamo. Il cinema, decima musa, si nutre di tutte le altre nove muse, altrimenti sarebbe completamente arida. Grazie. Dario Storaro, ecco, nel suo libro, tra l'altro, Scrivere con la luce, lei parla di tre momenti specifici legati a tre maestri come Bertolucci, Coppola e Warren Beatty. E Carlo Saura. Devo dire che certamente mi sono nutrito di cultura italiana. È stata la mia terra, la mia cultura, con gli insegnamenti di vari registi, da Giuliano Montaldo a Luca Ronconi, a Fabio Carpi, a Salvatore Santeri, a tanti altri, ma fondamentalmente la mia collaborazione di 25 anni con Bernardo Bertolucci mi ha indubbiamente educato. E da lì è stata l'ispirazione, la volontà di Francis Coppola, che nel vedere particolarmente inconformista ha pensato che forse per Apocalypse Now c'era bisogno di una cultura un attimino diversa dall'essere solo americano, e ha chiamato ad intavolarsi un grandissimo scenografo greco, e Vittorio Storaro alla scenografia di Apocalypse Now che abbiamo visto. E credo che certamente questo connubio di culture diverse ha portato a quella grande opera che è Apocalypse Now, che è indubbiamente il concetto del rapporto e del rispetto e della verità che andrebbe detta. Quando si parlava di verità, su questo palco prima, lui ha avuto questa grande forza contro tutto il governo americano dell'epoca di voler dire la verità, che quando una cultura, una nazione, una civiltà si pone il concetto di voler civilizzare qualcun altro, quindi di sovrapporsi a un'altra civiltà, a un'altra cultura, compie un atto di violenza. E quello è stato il grande messaggio di Apocalypse Now, che è ancora oggi purtroppo valido per quanto succede a volte nel mondo internazionale. Quindi quanto noi tentiamo di collaborare, quando mi è stato detto spero che Storaro e qualcun altro faccia questo, certo che facciamo questo, a volte consapevolmente, a volte inconsciamente, ma il tentativo è di partecipare a delle opere che ci educano a noi, cioè quando leggiamo un copione, quando cerchiamo di rappresentarlo, ma tramite la nostra opera educano anche gli altri. E questo è ciò che rivolgiamo sempre a tutti gli spettatori del mondo. Grazie. Sarebbero tante le domande da porre a Vittorio Storaro, che si apre un mondo proprio. Noi ci spostiamo per il contributo delle immagini proprio vicino al suo quadro. E ora cerca di immaginare degli uomini che passano dietro quel muretto, portando delle statue di legno e di pietra. Le statue sono più alte di quel muro. Let's go! Let me go! Get him up on the table! Get him up on the table!
remember this? You will learn to read, you will learn to write, and you will still remain Dalko Olmo, son of peasants. To hunger. You will go off to the army, huh? You will see the world. You may even learn to obey. With kicks in the ass from morning till night. You will take a wife. Eh? You will work for the lives of your children. The best thing is to learn to be patient. But who will you remain? Always? Dalko Olmo. And that's who you are, Olmo. A peasant! Understand? No priest in this house. How far are you from the river? The Ohio River, sir? Uh-huh. About 200 miles. Did they tell you? They told me that you had gone totally insane. And that you methods were unsound. Are my methods unsound? I don't see any method at all. I expected you.
the saffron. I'm a soldier. You're neither. You're an errand boy. Sent by grocery clerks. To collect a bill. I'm sorry, Mom. Yeah, well, I'm sorry too. Sorry. Fanny and I busted up. This time it's for good, Maggie. I swear. Come on, how many people make up, they break up, and nobody's perfect. You still got your help. Everything's gonna be okay. Oh, Granny, you don't have to be strong for me. I'm your friend, Dopey. You wanna fall apart, you wanna cry? Go ahead, fall apart, you'll feel better. We fell in love, you see. Thank you.
Why'd you call me here? You know that car? What I'm looking for is a driver. Preferably one with some mileage. I called you here because I want to know if you're ready to testify. No. You're right, Tracy. Why would you get mixed up with me? I'm a cheap floozy to you. I'll be lucky if I get through the week alive. They probably followed me here. It isn't easy, Tracy. Wanna throw me in jail? Go ahead. Yeah.
queste immagini, la preziosità di colori unici, così vivi, nitidi, reali. E dietro un solo nome, quello che sa scrivere con la luce, Vittorio Storaro. Ci sono delle immagini veramente straordinarie che abbiamo visto. Adesso pensate a Apocalypse Now, Marlon Brando con la faccia tutta nera, no? Pensate che autorevolezza deve avere un direttore della fotografia per convincere una produzione. Autore della fotografia. Un autore della fotografia. Per convincere una produzione che ha investito fior di milioni per le facce degli attori, una volta non si nascondevano mai, neanche quando era notte fonda in un mare d'inchiostro. Ecco, come facessi, Vittorio, a costruire queste immagini? Perché Marlon Brando non è soltanto un attore, è un genio. Cioè lui stesso, nonostante che avessimo già fatto questo tipo di reazione con Coppola, era lo stesso che ci domandava di creare un'immagine simbolica, non un'immagine naturalmente troppo visibile come siamo noi. Lui non rappresentava soltanto un essere umano, ma rappresentava un simbolo, che era il simbolo della denuncia, la denuncia dell'orrore della guerra. Da lì è venuta l'idea, Coppola per questo anche mi ha chiamato, riferita proprio al significato dell'oscurità e quindi del passato e quindi della memoria e quindi della luce che ne esce fuori, che è la verità, che è la conoscenza. Ma riguardando tutto questo percorso, ancora una volta mi viene in mente di dire ai giovani, ai ragazzi, agli studenti, ai giovani cineasti: credete ai vostri sogni, perché se ci credete veramente, io ci ho creduto, prima o poi veramente si avverano. Credeteci. Che bel messaggio di speranza, veramente. L'incoraggiamento detto da Vittorio Storaro è oro, davvero. Io vorrei qui sul palco il sindaco di Teramo, il dottor Maurizio Brucchi, a lui il compito di consegnare l'esposimetro d'oro. Una piccola curiosità, nel 1968, quando mi venne attribuito il premio Gianni Di Venanzo come migliore giovane, all'epoca che si chiamava addirittura della fotografia, io ho visto questo in un telegramma, ho letto questo su un giornale, ma perché in quel caso mi trovavo all'estero, il premio non l'ho mai visto. Poi nel 98, 30 anni dopo, mia figlia è venuta qui a ritirare un premio per me, dall'organizzazione qui del Festival per la creatività tecnica, e l'ho cercato ieri perché mi sembrava interessante vederlo, portarlo, forse addirittura farne una reazione. Non l'ho trovato, non so dove sta. Allora dico, è bene che ci sia io personalmente a ritirarlo, sono sicuro di sapere dove sta e che cos'è. Esposimetro d'oro alla carriera, al maestro della luce per eccellenza, a Vittorio Storaro. Grazie davvero. Io volevo aggiungere una cosa, se il maestro mi permette. A me è rimasto impresso una frase che il maestro ha detto. Ha detto, parlando della sua carriera, ha detto che ha aspettato 50 anni per ricevere questo premio. Questo, maestro, mi permetta di girare un po', come dire, di vederla da un altro punto di vista e l'importanza che il premio di Venanzo ha, se un grande come il maestro Vittorio Storaro, 3 premi Oscar, ha aspettato 50 anni per ricevere questo premio. Grazie, maestro. Non ho aspettato, mi sono dato da fare. Al sindaco. Ma insomma, quante emozioni la musica, il maestro Secone, vedere queste immagini indelebili, indimenticabili che abbiamo ricreato qui grazie a Vittorio Storaro, tutta la sua storia cinematografica. Veramente un punto d'arrivo, eh? Mamma mia, veramente una pelle d'oca e non è il freddo, ti assicuro, è bellissimo. Ed è veramente poi toccante vedere la sua semplicità, l'umanità, il fatto di saper incoraggiare gli altri, come per dire io ce l'ho fatta, ce la potete fare, credete nei vostri sogni, questo è un messaggio fondamentale per tutti.
avanti. Dobbiamo credere nei nostri sogni. Soprattutto in questo momento di buio, di questi tagli alla cultura, c'è bisogno di speranza, di questi messaggi belli e positivi come quello che ci ha portato appunto il grande maestro Vittorio Storaro, ospite d'onore di questa 15ª edizione del Premio Internazionale Gianni Di Venanzo. Siamo davvero alla conclusione, allora vorrei qui il presidente Piero Chiarini e Sandro Melarangelo, direttore artistico del Premio Gianni Di Venanzo. Eccolo Piero. Allora, io intanto invito tutti quanti a fare una foto sopra al palco per festeggiare queste... Tutti i premiati queste... magari se ci vogliono raggiungere per la foto ufficiale. Il maestro Secone, dopo il saluto del direttore artistico Sandro Melarangelo, ad eseguire un brano di accompagnamento. Io volevo dire che noi 15 anni fa, poco più, sentimmo alla radio una dichiarazione del maestro Storaro che ricordava di aver avuto il premio giovane, in quanto era giovane, dedicato al un grande premio, il premio dedicato a Gianni Di Venanzo. E ci tenne a specificare al grande maestro Gianni Di Venanzo da Teramo. Noi ci inorgoglimmo e da lì, proprio da quella dichiarazione di Storaro, da quel premio, e con Teramo Nostra abbiamo deciso di fare questa manifestazione che oggi ha 15 anni. Quindi grazie a Storaro. Sta diventando maggiorenne. 15 anni di attività, 15 anni di forti emozioni, torna il maestro Storaro, veramente grazie. Facciamoli arrivare qui sul palco mentre vado a ringraziare la regia di Gianfranco Manetta, al pianoforte Daniele Seconi, le coreografie del liceo artistico di Teramo, Marco D'Erano, luci e video, grazie Marco, poi gli abiti della boutique Rinascimento di Teramo per le nostre collaboratrici di palco scenico, le acconciature Air Studio di Pisana, audio video di Massimo Marcelli, le foto di Franco Teramo, di Franco Di Carlo. E mentre con questo brano noi ci diamo appuntamento alla 16ª edizione, vi lascio in compagnia del maestro Daniele Seconi per la sua composizione insieme a Marco Seconi al flauto traverso. E buonanotte da Antonella Salvucci, grazie.